Benvenuti su un nuovo gameplay di Capre Canide Games. Oggi saremo su un bellissimo gioco che mi ha consigliato Capra Varnish, che è un jumpscare e io odio i jumpscare. Okay. Ma tu hai una ragione molto valida per giocare a quel gioco. Sì, ho una ragione. Un giveaway. Vinco qualcosa se finisco questo gioco, quindi. Mi ha cercato. Per costringere Canide a giocare, ho dovuto mettere in palio una chiave d'accesso di Elite Dangerous. Gente, vedete cosa vi riduca a fare questo uomo? Ma ne vale la pena. Ok, a quanto pare sono un prigioniero che è stato lanciato dentro una sottospecie di tunnel. Come lo vedi graficamente? Ci hanno fatto con Unity. Beh, carino, dai. Ok, con base ti muovi. Mi devo abbassare. Ok, sono in un bellissimo tunnel. Ok. Molta varia la grafica, mi hanno detto, eh. Sono tutto mattoni. Destro, sinistra, destro, sinistra. Sinistra, destra. Shift to run. No, perché si. Dovrebbe giocare molto sull'atmosfera, però onestamente non è che. Cioè, non ti aspettare chissà che cosa, eh. Io odio i vicoli bui, quindi. Già stai male? Dai, hai affrontato PT. Quello non gli fa manco le carte. PT mi ha fatto venire un infarto, quel gioco, eh. Appunto, ti sei scafato. Sei immunizzato a queste cose ora che hai giocato a PT. Ovviamente i nostri. O meglio, la maggior parte dei nostri ascoltatori, pochissimi che ci seguono, sanno cos'è PT. Qualcuno probabilmente no, ma non ce ne frega. Che c'è? Che è successo? No, mi sono avvicinato a una gratta e ho fatto una nota. No, non l'ho letta! Sono un pirla! Ah no, R. Quit dropping your kiss tank. Ok, va bene. C'è un tipo che perde le chiavi. Che mi ha fatto venire un colpo là. Che stronzo sto gioco. Ok. Destra, sinistra. Avanti. Sinistra. Tubi che perdono acqua. Ci vuole un idraulico. Chiamate Super Mario. Sa che se lo sono mangiato Super Mario lì sotto. It's me, Mario! Ok, un'altra grata. Ma cos'è un labirinto sotterraneo? Un'altra lettera. Ma mi sembra come camminare in circolo. Sembra solo a me, ma le. I muri si stanno muovendo. Dove cazzo è questa. Vabbè. No! Vaffanculo. Mi esplodono. Che è successo? Cos'è? No! Ah! Sei ancora vivo? Ho visto un coso che si è alzato. Questo qua non c'era prima. No. Ok, hai trovato la zona pompe. Ok, ho una domanda. Mamma mia. Le mie orecchie. Devo finirlo il gioco o devo solo farmi finire un infarto? Guarda, il gioco tecnicamente è semplice. Trova la chiave e trova l'uscita. Quindi, non so. Io ti direi, prova almeno 3 o 4 tentativi. Perché sei appena morto? No, mi sta venendo già un infarto. Andiamo, non è così terribile. Do io.
se trovi la chiave sei al passo della vittoria, devi solo cercare l'uscita. Ricordati ho cosa trovato c'è la in chiave. palio. Ricordati cosa c'è in palio. Trova la forza in te. Ho trovato la chiave. Bene, ora devi solo cercare l'uscita. Solo? Stai battendo il cuore a mille. Ce la puoi fare. Basta evita il mostro che hai già sicuramente incontrato e trova l'uscita. Facile, no? No, io lo gioco una volta sto gioco, mi sta venendo già un infarto. No, caro. Se lo vince la prima, ok, se no almeno un secondo tentativo devi fare. Com'è che li faccio a riutilizzare? Cazzo di cam light? Non so. Ah, c'hai cose, c'hai... Cazzo lì. Ho dato l'ingresso. Non sei possono uscire dall'ingresso, vero? No, mi piacerebbe, ma no. C'è una grata arrugginita che la chiave che hai trovato ti porterà alla vittoria. Ah, allora vittoria! Ho visto già l'uscita io. Spavento! No! Sono morto. Si è beccato? Sì. Ti ha svitato il cranio? Sì, mi ha svitato il cranio e mi ci cacca dentro. È successo anche a me, tranquillo. Ah, riproviamo. Adesso non ha più segreti per te quel gioco. Peccato cerca di fare almeno 10 minuti di gameplay. Quanto hai giocato? 5 minuti e mezzo? Ma ogni volta cambia il percorso? Credo di sì, dovrebbe cambiare il percorso, non dovrebbe essere sempre uguale. Addirittura dovrebbe cambiare anche mentre giochi. Almeno secondo quello che ho sentito e ho letto su IndieDB. Poi non ti so dire, non mi sembra un po' troppo, come dire... Ma tu l'hai finito? Sarà fatto una persona sola, un po' troppo complicato, eh? L'hai finito? All'ottavo tentativo sì. Sono stato fino dopo 8 tentativi. Per ogni volta o trovo la chiave e mi scoppiava il mostro, o trovo l'uscita e non trovo la chiave e poi il mostro era dietro di me pronto a divaricarmi le chiappe. E quindi dopo sai bene che sono testardo, sono capra, mica peraltro. Noi sono canide. Dovete immaginarmi come cane fiffone. 7 volte, 8 volta, okay. Probabilmente destra, sinistra, avanti. Avanti. Ho avuto una botta di culo rotondo e sono stato a uscire da lì. Bravo, ti dico, dato che te ne soffri particolarmente, magari cercate di avere almeno 10 minuti di gameplay, poi amen, come va. C'è una freccia gialla, la seguo o non la seguo? È un po' ingannevole, nel senso che a volte ti giuro che stai facendo se pensavo di essere, pensavo che era un mostro, mi hai fatto venire un infarto. A volte è un po' di... ti ha beccato. No, non mi ha beccato, sto scappando. Il problema è che si stanca lo strozzo del giochino del dromino. Mentre corri, dopo un pochino fa puff puff. Come puff puff? C'è un mostro pronto a romperti il culo, devi scappare come una virtual bitch. Non puff puff e poi ti acchiappa. È quello che manca. Sì, mi è andato in stile motion blur a vignetta. Ma vuol dire che ok, sono morto, ho trovato un vicolo cieco. Vabbè.
odio i James Cameron. Li odio, li odio, li odio, li odio. No, ciccio. Hai già beccato. È la seconda volta che lo becco. Oh mio Ok, sono Dio. morto. Ma me lo sento, Patrick, me lo sento. Ma fai dire che sei morto, scusa. È crashato il Ti è già gioco. svita. Come ti è crashato il gioco? No, i tasti permanenti. No, mi sa che mi è crashato il gioco.